Tempi ancora lunghi per il riconoscimento dell'area di crisi, i sindacati si appellano alle forze istituzionali per tentare le soluzioni in campo occupazionale e produttivo. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato studiato dagli amministratori della provincia di Isernia, da seguire le linee nazionali di risparmio finanziario. Più controlli sulle strade e attività intensificate in Molise nei primi giorni del nuovo anno, in azione gli uomini delle questure dei due capoluoghi. Si torna a giocare di domenica per la seconda giornata di ritorno nel campionato di Serie D, Campobasso in casa contro la Miternina, fuori Isernia e Agnone. Un cordiale saluto dalla redazione di TLT e tutti i nostri telespettatori. La CGIL è preoccupata per i tempi lunghissimi nel riconoscimento dell'area di crisi complessa tra Campochiaro e Venafro. In una nota si chiede, rilanciando alle istituzioni, a che punto siamo. Giuseppe Pittà. Dopo che le categorie del settore agroalimentare di CGIL, CISL e UIL hanno richiamato le istituzioni nazionali e regionali ad operare con urgenza in direzione di un programma di sviluppo per rilanciare la filiera avicola molisana, salvaguardando la gamma e i suoi lavoratori, giunge l'ulteriore monito a dare concretezza immediata alle scelte del riconoscimento dell'area di crisi che interessa il territorio tra Campochiaro e Venafro. La CGIL Molise a tal riguardo chiede lumi sulla tempistica e in una nota afferma che dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 agosto 2015 ha accettato le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa e a seguito dell'insediamento il 10 novembre del tavolo regionale tra la stessa regione e le parti economiche e sociali, non vi è traccia del percorso costitutivo di una proposta organica per concludere la procedura entro 9 mesi dall'emanazione del decreto di riconoscimento. L'area di crisi implica appunto una risposta concreta e soprattutto veloce, altrimenti la situazione di criticità straordinaria resta tale ed anzi rischia di peggiorare. Occorre perciò conoscere, si afferma, l'idea progettuale della regione e approfondire le scelte strategiche da compiere nell'ambito del perimetro territoriale che il medesimo accordo ha stabilito. Perciò in CGIL, ma anche negli altri sindacati, sperano che il ritardo accumulato, la mancata convocazione del tavolo e l'assenza di proposta non siano meccanismi dovuti a ripensamenti o a eventuali riprogrammazioni in atto, sia sull'individuazione del territorio coinvolto che sulle scelte strategiche da compiere. La richiesta è che si faccia presto, prima che le reali possibilità di sviluppo svaniscano per sempre. L'incremento di 1.500 posti di lavoro è un dato che ha poco significato se non calato nel contesto regionale. La crisi è ancora in atto e sono senza soluzione numerose vertenze aperte che, se non risolte, porteranno nel breve tempo centinaia di lavoratori a perdere il posto di lavoro. Master plan, politiche attive e i tirocini non bastano a riavviare l'economia di un intero territorio. Per la CGIL serve una programmazione seria e scelte coraggiose. La provincia di Isernia appronta il piano di razionalizzazione delle società partecipate. L'iniziativa in ottemperanza alla legge di stabilità e alle direttive del piano nazionale per la spending review. La legge di stabilità 2015, la 190 del 2014, prevede si proceda, in funzione di quella che viene chiamata la spending review, ad approntare da parte delle istituzioni i percorsi di razionalizzazione delle tante società partecipate. A tal riguardo anche la provincia di Isernia è impegnata in questo compito. Così, dopo aver soppresso con delibera di scioglimento dell'8 ottobre 2015 la Genis, l'agenzia di servizi nel settore dell'energia, che aveva un capitale sociale di 20.000 euro ed era detenuta al 100% dalla provincia, si procede su ulteriori altre operazioni di razionalizzazione. Così sono stati già pubblicati bandi per le dismissioni delle quote societarie di alcune società consortili
quote pari a 76.000 euro. Le società consortili interessate sono quelle di Trigno Sinello, quella di sviluppo turistico della provincia di Isernia, l'ASTPI, e la società Molise Sviluppo. Le misure di razionalizzazione, fusione e o soppressione si rendono necessarie laddove le partecipate risultano non avere dipendenti con bilanci in rosso per più di 4 esercizi finanziari negli ultimi 5 precedenti, oppure essere inattive o avere più componenti nei consigli di amministrazione che dipendenti. Entrando in merito all'iniziativa, il presidente Lorenzo Coia ha dichiarato: abbiamo trovato più di 10 società partecipate, una è stata già dismessa perché inattiva da anni, altre sono in via di dismissione, altre verranno accorpate. Per il momento si è proceduto ad uno sfoltimento del personale, si era creata una situazione ingestibile, a fronte di diverse mensilità arretrate si continuavano a produrre perdite di esercizio. Sono operazioni dolorose ma necessarie e la responsabilità cade in capo ai sindaci e ai presidenti delle province, alle prese oggi con la salvaguardia dei posti di lavoro per il personale di ruolo a seguito della legge di riordino delle funzioni. I carabinieri di Campomarino hanno tratto in arresto due persone con l'accusa di furto aggravato, poiché sorpresi sulla statale Adriatica alla guida di uno scooter rubato poco tempo prima a Larino. I due giovani della cittadina frentana di 35 e 36 anni sono stati dichiarati in arresto e a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Ancora cronaca: dall'inizio del nuovo anno è intensa l'attività delle questure di Campobasso e Isernia, controlli su strada e sui detenuti agli arresti domiciliari. Monica Surace. Sin dai primi giorni del 2016 la Polizia di Stato delle Questure di Campobasso e di Isernia ha intensificato i controlli sul territorio di competenza. Nell'area Pentra in evidenza le molteplici violazioni agli obblighi della detenzione domiciliare da parte di una pregiudicata isernina condannata alla pena di 5 anni ed 8 mesi per furto, ricettazione ed estorsione. La medesima è stata inoltre sorpresa e denunciata anche per guida senza patente dopo il tentativo di eludere il posto di blocco dandosi alla fuga e costringendo gli agenti all'inseguimento. Nei guai per lesioni personali, diffamazione e minacce poi una cinquantenne sempre di Isernia, incensurata, rea di aver minacciato, insultato e colpito al volto, alla testa e allo stomaco con un ombrello un'altra donna del posto settantenne nel corso di una lite per questioni personali. Ed ancora, trasferita nel carcere di Chieti una donna pentra su disposizioni dell'ufficio di sorveglianza di Campobasso, mentre per truffa è stato denunciato un 57enne del Casertano che, spacciandosi per un operatore della SIS, si era fatto accreditare da una tabaccaia con la scusa di una prova circa 900 euro. Nella provincia di Campobasso invece per 5 soggetti provenienti da fuori regione ed attivi nella commissione dei reati contro il patrimonio e la persona è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni a Termoli e Roccavivara. Provvedimento di ammonimento del questore nei confronti poi di un cittadino rumeno responsabile di lesione personale e danni di una donna. Quanto ai controlli su strada, nell'Isernino effettuati 74 posti di blocco, identificate 506 persone e fermati 400 veicoli, ritirate 2 patenti ed elevate 60 contravvenzioni al codice della strada. Oggi pomeriggio la presentazione a Campobasso del nuovo progetto educativo triennale del gruppo Scout Agesci dal tema Costruire ponti, non muri. Nel progetto spiccano l'educazione e il dialogo, appuntamento nell'auditorium di via Mazzini del capoluogo. Torniamo sulla disastrata viabilità provinciale. In alcune strade necessitano di interventi molto urgenti. Sindaci e parroci si mobilitano sollecitando l'impegno da parte delle istituzioni. Individuare le priorità ed intervenire, questi propositi dell'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nanni, che ha partecipato all'incontro sullo stato delle strade provinciali svoltosi a Mafalda, fortemente voluto dal comitato dei sindaci del Molise centrale e dei parroci delle aree interessate dai dissesti ormai insicure e difficilmente percorribili. Presente all'appuntamento anche il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, che a sua volta ha fatto il punto della situazione. Un lungo confronto al quale devono seguire interventi concreti.
Faccio un appello all'assessore Nagni che oltre ai 400-600 mila euro che hanno impegnati per i sondaggi della Castellerce, la strada che dovrebbe collegare la Fondovalle Trigno con la Fondovalle Biferno, iniziata da oltre 30 anni e per un tratto di poco più di 4 km non è ancora completa sul territorio di Tavenna e di Palata, che oltre a fare i sondaggi dopo si provveda a un altro ulteriore finanziamento per completarla, perché è di vitale importanza per tutti i comuni della zona e anche per i comuni dell'Alto Vastese. Il tema è se c'è un interesse forte da parte di altre istituzioni verso quest'area, verso un'area interna che è stata saccheggiata nel corso degli anni, e quindi se c'è più attenzione oggi o meno da parte sia della Regione Molise che della provincia di Campobasso. Diciamo che prendo atto che c'è una volontà ad oggi teorica di dare un segnale forte. Mi attendo un messaggio concreto, un messaggio forte rispetto sia alla rimodulazione di alcuni fondi e sia alle risorse da inserire nel patto per il Sud. L'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis, si esibirà domani al Teatro Savoia di Campobasso alle ore 18.30 nel programma concertistico Danze Orientali e Occidentali, Danze Rumene, Greche e Israeliane. Laboratori musicali e di spettacolo organizzati in Molise per accogliere i migranti nel miglior modo possibile. Iniziative oggi e domani a Isernia e Jelsi. Per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle centinaia di migranti ospitati nelle diverse strutture del Molise è in atto un progetto alla terza edizione che coinvolge gli ospiti nello studio della lingua italiana, ma anche canto e recitazione. Accoglienza per quanto riguarda noi non tanto in termini di accoglienza fisica, perché non abbiamo i centri che ci permettono di farlo, però sull'accoglienza noi lavoriamo con i giovani, soprattutto giovani immigrati, giovani rifugiati a livello europeo, quindi con altri paesi europei anche, lavorando proprio sulle buone pratiche dell'integrazione. Una di queste buone pratiche, che ora siamo alla terza edizione con il progetto che abbiamo vinto ultimamente, lavora prendendo giovani della comunità residente, giovani immigrati e anche rifugiati, e lavora sulla creazione insieme di un musical. Sono lavori laboratori che durano circa 2 anni e diventano dei veri e propri progetti di quartiere, perché tutto il quartiere poi alla fine è coinvolto, perché i giovani che vengono comunque si portano anche le famiglie, quindi le famiglie si conoscono, parlano, eccetera. Questo modo di lavorare ha portato le nostre buone pratiche a diventare proprio buone pratiche pubblicate dall'Unione Europea. La nostra idea è quella di dialogare direttamente con gli immigrati e i rifugiati e ricordare a loro che questi valori sono comuni a tutte le religioni e che quindi non ci deve essere sospetto, non ci deve essere paura di conoscere l'altro, né da parte nostra europea, dei cittadini europei, né da parte delle comunità di immigrati che dovrebbero integrarsi un pochino più tra di loro. All'inizio noi scegliamo dei gruppi, sia di residenti che di immigrati, e inizia con la lingua, con lo studio della lingua, perché non c'è comunicazione altrimenti. Dopodiché viene fornita loro tutta l'assistenza e tutta la formazione in termini di regia, di come si costruisce uno spettacolo, il canto, l'impostazione del canto, quindi sono delle equipe di formatori molto interessanti, molto importanti, e a loro viene insegnato intanto a migliorare la propria voce, a cantare insieme agli altri, viene insegnato come si arriva a creare un musical, e questi musical, che tra l'altro si trovano su internet, questo nostro progetto, questi musical nascono dalle loro storie.
Open Day domani al liceo Galanti di Campobasso. A genitori ed alunni verranno indicati gli indirizzi presenti nell'offerta formativa dell'istituto. Appuntamento dalle 9 alle ore 19 di sera. L'iniziativa tornerà sabato 23 gennaio. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Nubi sparse e piogge deboli oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra gli 8 gradi la minima a Campobasso ed i 16 gradi la massima a Termoli. Mare mosso e venti moderati provenienti da sud-ovest, dalla sera condizioni in miglioramento lungo la costa, stazionarie nelle aree interne della regione. Si giocherà domani la seconda giornata di ritorno nei campionati di calcio dilettantistici. Vediamo le partite in programma partendo dalla Serie D. Fano Olimpia Agnonese, Avezzano San Benedettese, Castelfidardo Recanatese, Chieti San Nicolò, Campobasso Amiternina, Fermana Jesina, Matelica Giulianova, Monticelli Folgore Veregra, Vispesaro Isernia. Per una classifica nel girone F che vede sempre in testa a 42 punti la San Benedettese, 36 Matelica, 34 Fano, 27 San Nicolò e Jesina, 26 Campobasso e Folgore Veregra, 25 Chieti, 24 Avezzano e Monticelli, 23 punti l'Isernia, 21 la Fermana e la Recanatese, 19 il Castelfidardo, 17 Olimpia Agnonese, 15 Vispesaro e Giulianova, chiude la Miternina a 14 punti. Scendiamo di categoria, passiamo all'eccellenza, all'Ife Venafro, Casalnuovo, Gioventù Calcio Dauna, Cliternina Macchia, Olimpia Ricci, Campobasso 1919, Pietra Montecorvino Montenero, Sesto Campano, Treppini Matese, Termoli Rocca Ravindola, Vasto Girardi, Comprensorio Vairano, riposa il Gamba Tesa. 38 punti Treppini Matese, 37 Vasto Girardi, 35 Gioventù Calcio Dauna, 33 Venafro, 31 all'Ife, 30 il Termoli, 29 Sesto Campano, 23 Macchia, 21 Rocca Ravindola, 20 punti Riccia e Gambatesa, 19 il Montenero, a 15 punti il Comprensorio Vairano, 14 Cliternina, 13 Pietramonte Corvino, 11 il Campobasso, chiude a 7 punti il Casalnuovo. Scendiamo in promozione, le partite in programma sempre per la 19ª giornata, Jelsi Real Prata, Campo di Pietra San Martino, Cerce Maggiore Rocca Sicura, Matese Guglionesi, Frentania Spinete, Carullo Petacciato, Roseto Torremagliano, Sant'Eliana, Castelmauro, riposa il Baranello. In testa a 40 punti il Guglionesi, 33 Campo di Pietra, 30 punti la Frentania, 28 Roseto, 27 Jelsi, 26 Cerce Maggiore, 25 Baranello, 23 punti Rocca Sicura, 22 Spinete, 21 Torremagliano, 20 San Martino, 19 Sant'Eliana, 18 Real Prata e Matese, a 16 Carullo e Castelmauro, chiude il Petacciato, 14 punti. L'Agnone è atteso domani pomeriggio alla non semplice trasferta a Fano contro la terza della classe. I Granata vivono un momento particolarmente delicato dal punto di vista psicologico e tecnico. Sull'ultima prestazione interna contro il Chieti, il commento di Candido Bucci. Non è l'atteggiamento giusto per una squadra che deve salvarsi. Non è l'atteggiamento giusto per una squadra che deve salvarsi e che gioca in casa. Quindi dobbiamo cambiare certamente rotta, non ci sono alibi, perché poi parlare di vento, parlare di squalificati, di infortunati non ha senso. Non è l'atteggiamento giusto per una squadra che deve salvarsi.
Che partita avevate preparato alla vigilia e che partita effettivamente avete giocato? Avevamo preparato una partita per essere molto aggressivi, per andare ad aggredirli nella loro metà campo. Non lo abbiamo fatto, o l'abbiamo fatto male. Dovevamo farlo a maggior ragione perché il vento a nostro favore nel primo tempo ci poteva dare una mano sotto questo punto di vista. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sbagliato quasi tutto, ecco, non siamo stati bravi a gestire la palla, non siamo stati bravi a sfruttare la nostra punta che è Marolda. Tocca immediatamente voltare pagina, pensare subito a domenica e soprattutto guardare la partita e come affrontarla con un'ottica sicuramente diversa. Sì, dobbiamo cambiare registro, dobbiamo certamente affrontare le partite in maniera diversa. Domenica ci aspetta un'altra gara molto, molto dura sul campo di Fano, sappiamo che è una squadra ben attrezzata, ma insomma noi dobbiamo guardare in faccia a nessuno, dobbiamo fare il nostro cammino in maniera differente, soprattutto in maniera più incisiva, sperando di raccogliere punti su tutti i campi. Ci avviamo alla chiusura del nostro telegiornale. Festa del giovane calciatore questo pomeriggio al Palazzetto dell'Università a Campobasso, edizione invernale della manifestazione di calcio riservata alla categoria Piccoli Amici. Le prime due tappe della manifestazione si sono svolte sul finire dello scorso anno a Montenero di Bisaccia e a Isernia. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti, buon fine settimana.